Ben ritrovati a tutti sulla Voce di Novara. È uscito nei giorni scorsi, ne hanno dato notizia un po' tutti i media nazionali, la carta stampata e le televisioni, il rapporto 2018 di Reporters Frontier, un'organizzazione non governativa che si occupa del monitoraggio della situazione della libertà di stampa in tutto il mondo. Una classifica che da anni restituisce un'immagine interessante, degna di approfondimento della situazione di tutto il sistema dei media in tutta la sua dimensione globale, mondiale. Il solo fatto di mettere in fila in una sorta di classifica appunto il livello della libertà di stampa di tutti i paesi già ci dà un'immagine interessante, degna di considerazione. Da molti anni l'Italia viaggia in una posizione piuttosto bassa nella classifica. Ci sono stati tempi in passato in cui le cose andavano anche peggio, ma adesso negli ultimi anni qualche piccolo recupero c'è stato, anche 2018 su 2017, 6 posizioni meglio, diciamo, nel livello di classificazione appunto della libertà di stampa nel nostro paese. Ma sono le considerazioni a latere della classifica in senso stretto quelle che ci spingono a fare anche noi qualche piccola considerazione. Il quadro generale che esce rispetto al nostro paese è un quadro complessivamente preoccupante. L'organizzazione ricorda che ci sono in Italia 10 giornalisti che sono scortati 24 ore su 24 perché hanno subito o subiscono minacce di morte da parte di organizzazioni criminali di vario genere, in particolare organizzazioni mafiose. Ma soprattutto, questi 10 sono ovviamente un caso estremo, sono situazioni davvero estreme, qualcuna anche molto nota. C'è però un discorso più generale, più largo, più sottile, più diffuso, che fa molto pensare, soprattutto noi che siamo dentro questa realtà dell'informazione. Cioè il fatto che il rapporto di Reporters Sans Frontières dice che esiste in Italia una forma diffusa da parte dei giornalisti di autocensura rispetto ai timori che appunto una dimensione sempre più ridotta, più stretta della libertà di stampa possano portare a difficoltà personali o a rischi personali. In sostanza, i giornalisti non dicono la verità o non si spingono a cercare con profondità dentro le storie, dentro le notizie, perché hanno dei timori, come dire, di censura sociale. Questo è un dato molto preoccupante e che mi pare di poter dire si verifica in modo più preciso, più circostanziato, proprio nelle realtà periferiche, nelle realtà della provincia, come quelle in cui operiamo noi. Forse qui non abbiamo sperimentato, grazie al cielo, rischi veri per la pelle dei giornalisti, ma sperimentiamo un po' tutti i giorni quello sguardo sospettoso, quella censura sociale, appunto, per cui se tu sei un giornalista vero e fai una domanda in più, sei immediatamente sul libro nero, sul libro dei cattivi, dai fastidio ai potenti, dai fastidio a quelli che contano, disturbi il manovratore, non ti limiti a prendere un comunicato, a copiarlo e incollarlo, provi a fare qualcosa in più. Bene, questa è un'esperienza, quella della censura sottile, della riprovazione sociale rispetto a chi fa questo mestiere in questo modo, è un'esperienza che purtroppo si vive nella nostra realtà di periferia. E proprio per contrastare questo modo di pensare anche è nato questo giornale, che prova a fare quello che riesce per andare contro questo modo di vivere e di pensare. Perché è sempre giusto raccontare le storie, perché è sempre giusto provare a guardare dietro, perché è sempre giusto fare domande, non è mai giusto limitarsi a copiare e incollare le veline. Di questo potete stare sicuri, noi continueremo su questa strada, lo faremo, come sappiamo farlo, nel migliore dei modi, con onestà e senza, secondi fini, ma di sicuro lavoreremo concretamente, senza grandi proclami, perché quella libertà di stampa di cui il rapporto, appunto mondiale parla, sia concretamente affermato nella quotidianità della vita anche di una piccola città come Novara. Vi salutiamo, il nostro spazio si prende un piccolo ponte per in occasione della festa dei lavoratori del 1º maggio, ci rivediamo quindi il 2 maggio sulla Voce di Novara, come sempre alle 13.